A tutti, io sono Giovanna, sono un'insegnante yoga e ho deciso di proporvi degli esercizi che possiamo fare tutti i giorni per aiutarci a sciogliere quelle parti che di solito sono quelle che contraiamo di più, quindi il collo, le spalle e i polsi. Quindi sono esercizi che possiamo fare sulla seggiola, possiamo fare quando siamo seduti sul divano oppure come in questo caso, seduti su un tappetino. Li possiamo fare a gambe incrociate oppure a gambe allungate, come siamo più comodi. Quindi iniziamo prendendo una posizione corretta, quindi se siamo seduti a terra con le gambe incrociate, solleviamo meccanicamente i glutei così da sentire bene la posizione del bacino alla terra. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, cerchiamo di allungare la colonna, quindi andiamo in una leggera retroversione del bacino, quindi spingiamo con lo subpubblico in avanti, allunghiamo bene la colonna verso il cielo, le spalle sono lontane dalle orecchie, le scapole vorrebbero unirsi, quindi mi immagino di avere una nocciolina dietro le scapole, io devo tenerla ferma, quindi si avvicinano. Sistemo anche il collo, quindi sposto indietro la linea delle orecchie e porto il mento verso la gola. L'ombelico è verso la spina dorsale. Iniziamo a scaldare il collo. Nell'inspiro vado a guardare il soffitto. Ed espirando vado a guardare i piedi. Il collo è dritto, l'unica parte che si muove è la testa. Quindi inspiro vado a guardare su. E espiro vado a guardare giù. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. L'ultima volta, inspiro, guardo su ed espiro, vado a guardare giù. Torno con il viso al centro, ora inspiro, espiro, ruoto il viso verso destra. Inspiro, torno al centro, espiro, vado a guardare a sinistra. Movimenti lenti, inspiro, espiro. Cerco di non aprire il mento, quindi mantengo sempre il mento verso la gola. Inspiro, ultima volta per lato, inspiro, espiro, vado a guardare a destra. Inspiro, espiro, vado a guardare a sinistra. Torno con il viso al centro, ora vado a scaldare i laterali del collo, inspiro, espiro, vado a portare l'orecchio destro verso la spalla destra. La mano destra va a appoggiarsi sull'orecchio sinistro e con il peso del braccio l'orecchio cerca di arrivare alla spalla. Mi raccomando, non forzo il movimento. Respiro. Inspiro, lascio andare la mano, ritorno con il viso al centro, espiro dall'altra parte, quindi orecchio sinistro, spalla sinistra, mano sinistra sull'orecchio destro e con il peso del braccio l'orecchio cerca la spalla e respiro. Torno con il viso al centro, lascio andare la mano. Mi raccomando, quando faccio gli esercizi da una parte e dall'altra, cerco di mantenere lo stesso numero di respiri. Scaldo ora le spalle, avvicinando prima le spalle alle orecchie ed espirandole allontano. Quindi sempre movimenti lenti e cerco di sentire bene tutto il movimento della spalla. Da un lato e poi dall'altro.
Scaldiamo infine le mani, quindi braccia morbide, attivo bene le dita delle mani, quindi le apro bene, circonduzioni dei polsi. Qui respiro. Da un lato e poi dall'altro. Cerco di mantenere sempre le dita bene aperte. Io ho concluso con i piccoli esercizi per poter aiutarci un pochino a sciogliere le spalle, appunto quelle parti che andiamo a contrarre di più senza accorgerci. Spero di esservi stata utile e spero di vedervi presto. Buona quarantena a tutti. Ciao ciao!